distanza non ci divide. E dopo aver indagato le caratteristiche del cibo e del vino, che bene si accordino in contrapposizione, diamo uno sguardo a quelle che sono le regole degli abbinamenti in concordanza. In passato, più o meno consapevolmente, siamo stati un po' tutti vittime, e a volte artefici, spesso e volentieri testimoni, di splendidi dessert totalmente rovinati da che cosa? Da pessimi vini dolci? No, da ottimi vini secchi. Eppure quel vino durante il pasto ci era anche piaciuto particolarmente, era stato elegante, piacevole, ma arrivati al dessert un vero e proprio disastro, uno shock gustativo. Che cosa succede? Succede che le durezze del vino, e in particolare acidità e sapidità, entrano in contrasto con la dolcezza, creando in bocca una sensazione che niente ha a che fare con piacevolezza, con eleganza. E allora la regola è estremamente semplice. Ad un dessert va abbinato un vino adeguatamente dolce. Cosa significa adeguatamente dolce? Significa che non basta che il vino abbia un qualche residuo zuccherino. Per fare un abbinamento armonico è necessario che il vino abbia un contenuto in dolcezza non inferiore a quello del dessert. Quindi dolcezza con dolcezza come prima regola degli abbinamenti in concordanza. Gli altri elementi che si abbinano in questa maniera li vedremo nei prossimi appuntamenti.